Renata Polverini ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale. Cambierà, si cambierà, è lo slogan scelto dalla candidata del PDL alle prossime elezioni regionali. Vogliamo immaginare un nuovo modello per questa regione e non credo che dobbiamo guardare anche efficienti modelli di altre regioni. Noi non vogliamo il modello Lombardia, noi non vogliamo il modello Veneto, noi non vogliamo il modello Emilia-Romagna, noi vogliamo il modello Lazio, perché siamo capaci di inventare un modello nuovo che dia le risposte giuste. In che cosa il suo background da sindacalista potrebbe esserle utile nella presidenza della Regione Lazio? Ma semplicemente perché da sindacalista mi sono sempre dovuta occupare di cose concrete, bisogna sempre dare risposte a bisogni importanti, non ci si può nascondere dietro il politichese, io non l'ho mai fatto nemmeno nascondendomi dietro il sindacalese, ho sempre preso i problemi ed ho elaborato insieme a chi li vive delle risposte. La campagna elettorale di Renata Polverini è stata inaugurata il 14 febbraio presso il Teatro Brancaccio di Roma. Qual è il suo giudizio sulle politiche dell'Università della Regione Lazio per quanto riguarda la giunta uscente e in che cosa andrebbe migliorato? Ma guardi, la Regione ha competenze nel campo dell'istruzione, quindi io credo che c'è bisogno di creare una filiera che parta dal Ministero, che vada nella Regione ed arrivi anche ai comuni, coordinando appunto le politiche universitarie per dare ai nostri studenti la possibilità di avere titoli di studio eccellenti, cosa che negli ultimi anni non è sempre stato così. Io vorrei anche un'università pubblica che veramente sforni i cervelli che poi possano competere con i colleghi del resto del mondo. Vogliamo fare del Lazio la prima regione in termini di nuove tecnologie, di ricerca e di formazione. Abbiamo importanti università, abbiamo poli come quello dell'industria aerospaziale, abbiamo il cinema, abbiamo la televisione, basta semplicemente metterli a sistema per rilanciare questo settore assolutamente importante. A sostenere Renata Polverini anche il ministro della gioventù Giorgia Meloni. Io credo semplicemente che Renata sia la persona giusta per questa sfida, perché noi abbiamo bisogno di restituire a un ente come la Regione Lazio concretezza e capacità di dare risposte non alle grandi oligarchie di potere come troppo a lungo ha fatto la sinistra, ma alla gente comune. Renata ha una storia che viene esattamente da questo, una persona abituata a confrontarsi con i problemi reali della gente più umile, è una persona estremamente determinata, è una persona estremamente concreta, penso che sia il valore aggiunto che serve al Popolo della Libertà in questa campagna elettorale. Proponiamo di diventare come Lazio la più grande ed importante regione d'Italia. Grazie a tutti e cambieremo.